Prima di passare al momento di premiazione vorrei che facessimo tutti un grande applauso ai docenti che oggi vi hanno accompagnato qui. Esprimendo grande sensibilità e attenzione non solo per il vostro futuro di studenti ma per il vostro futuro di cittadini in salute. Chiederei adesso al professor Felice Cervoni di raggiungerci qui sul palco, perché con il professore Ciliberto abbiamo il momento delle premiazioni. Avete partecipato a questo contest, a questo concorso, per presentare un lavoro di gruppo e abbiamo i premiati, non li abbiamo tutti perché, come abbiamo detto, i FIS Days si dividono in due giornate, questo di Roma e il 24 novembre a Torino. Abbiamo degli ex aequo, abbiamo due ex aequo per il terzo posto e chiederei ai rappresentanti del Liceo Classico Statale Torquato Tasso di Roma di salire sul palco per il primo degli ex aequo. Abbiamo due gruppi. Il Torquato Tasso si è aggiudicato due terzi premi con Riusciremo a vincere la lotta contro il cancro e Cibo sano e sicuro per tutti. Nella famiglia di Francesca, la coppia decide di sottoporsi a una serie di esami genetici, dai quali emergerà che lei è portatrice sana di questa malattia. Insomma, ancora con questa questione del bambino, ne abbiamo già parlato e pensavo fosse chiaro che le possibilità che nasca malato sono altissime. E poi pensa alla questione di tuo zio. Ma tu sei pesante allora, vuoi avere sempre ragione tu. Zio non aveva nulla di grave, solo un po' di dolore alle ossa. E poi lo sai che questo bambino lo desidero, perché altrimenti la domenica a chi io faccio Raul? E poi, chi ti dice che nascerà malato? Lo dice la biologia, se non mi credi vanne a parlare con un genetista. Mo ti rimballo l'igienista.
In realtà sono tutte scuse le tue. Tu non vuoi bambini. Anzi, adesso ci vado a parlare io con questo igienista. E vatti a fare la pulizia dei denti, stupida, si dice genetista. Avanti! Salve, buongiorno, come posso essere utile? Buongiorno, ho preso appuntamento con il dottor Liguori. Volevo essere assolutamente corretto il genoma. Non si preoccupi, lo risolviamo subito questo genoma. Prego, mi seguo. Buongiorno. Buongiorno. Si accomodi. Allora, mi dica il motivo della sua visita. Mi hanno detto che sono portatrice sana di una malattia, mentre mio marito è sano. Di che si tratta? È una malattia, non ricordo bene il nome, se non mi sbaglio, di Sofia di Unduca. Il suo marito uscì forse? Sì, forse è proprio quella lì. E volevo sapere se mi può correggere il genoma. Correggere il genoma è impossibile. Vede signora, i cromosomi contengono delle informazioni che sono scritte dai cromosomi in maniera tale che noi possiamo leggerle tramite l'esame del cariotipo, ovvero prelevando cellule del feto, analizzando i cromosomi ivi presenti. Cioè, con questo esame possiamo vedere se il neonato potrebbe avere un problema. Inoltre i cromosomi si suddividono in autosomi, in coppie uguali in tali coppie, e sessuali, una sola coppia diversi in tale coppia. Se uno di questi cromosomi, che contengono degli alleli, sono delle parti, e uno di questi alleli presente è portatore di una malattia, il nascituro potrebbe presentare dei problemi. Quindi se il cromosoma del genitore ha una regolarità, il bambino potrebbe nascere con dei problemi, perché questi cromosomi controllano moltissimi caratteri, come il colore degli occhi oppure dei capelli. E quindi non capisco, cosa c'entrano questi cromosomi con le probabilità che mio figlio nasca malato? Allora, questo discorso può essere continuato meglio dalle mie colleghe, le dottoresse Cerrone e Iaccarino, che sono specializzate proprio in questo argomento. Deve sapere che nelle nostre cellule abbiamo due cromosomi sessuali, una coppia che per la precisione è la 23esima, con lei che determinerà il sesso del nuovo individuo. Nel caso di un individuo femmina, tali cromosomi si presentano identici e noi li indichiamo con due X. Mentre nel caso di un individuo maschio, tali cromosomi sono una coppia eteromorfica, in quanto si distinguono per dimensione, forma e contenuto genetico. E vengono rappresentati da una X e una Y. Il cromosoma Y si presenta più piccolo e con geni molto meno numerosi rispetto al cromosoma X. Questi cromosomi sessuali sono proprio quei cromosomi che andranno a caratterizzare il sesso del nuovo individuo. Inoltre, portano anche geni che rappresentano le malattie ereditarie, come nel suo caso la distrofia muscolare di Duchenne, che è una malattia a carattere ereditario recessivo portata dal cromosoma X. Qui notiamo i suoi cromosomi, mentre qui quelli di suo marito. Rappresentiamo con un pallino l'allele, ovvero il gene che porta la malattia. Questi sono i suoi gameti, mentre questi quelli di suo marito. Andando ad incrociare i gameti, avremo solo il 25% di probabilità che l'individuo nasca malato. Questo perché solo quando il gamete portatore della malattia incontrerà il gamete Y di suo marito, questo individuo sarà emizigote per questo carattere e quindi non avrà l'allele che andrà a contrastare quello recessivo. Poi abbiamo il 50% di probabilità che l'individuo nasca sano e un altro 25% di probabilità, come nel suo caso, che l'individuo sia portatore sano della malattia. Ehi, hey, ciao amore! Ah, ma siete tutti quanti qui, buongiorno! Ciao! Comunque avevi ragione, amore. Nostro figlio potrebbe essere malato, potrebbe portare questa malattia. Però ancora non ho capito bene di cosa si tratta. Ne stavo proprio parlando con i miei colleghi qui. Se loro verranno potranno dirti di cosa si tratta. Certamente. Questo distrofia muscolare di Duchenne è diciamo un disturbo neuromuscolare a trasmissione recessiva, quindi legata al cromosoma X. Si manifesta nei primi anni di vita con problemi deambulatori, quindi per lo più problemi alle gambe, problemi motori e anche gli altri superiori. Non si hanno ancora delle proprie cure per questa malattia, tant'è vero che si stanno cercando di utilizzare delle ricerche in ambito biotecnologico e anche attraverso l'utilizzo di cellule staminali, però diciamo che siamo riusciti a raddoppiare le aspettative di vita perlomeno. I primi sintomi della patologia sono in persone intorno ai 3 anni. Tramite un segnale preciso. Infatti i bambini trovano difficoltà e mettono le mani in un particolar modo per alzarsi sulle cosce. Diciamo che fino ai 12 anni riescono a camminare, però dopo devono per forza camminare con la sedia a rotelle.
Durante invece il periodo adolescenziale i ragazzi sono costretti a munirsi di apparecchiature di autoventilazione assistita, siccome l'apparato cardiaco e l'apparato respiratorio iniziano a collassare. In seguito ad una discussione in cui Francesca esprime a Roberto il suo desiderio di avere un bambino, lui accetta la gravidanza e dopo 3 mesi di maternità decidono di sottoporre il feto ad alcuni esami. Buongiorno. Allora, che cosa avete scoperto in analisi? I risultati della mutagenesi genetica, lo studio del DNA, emerge il sesso maschile del bambino. Allora questo vuol dire che lo Sofia nasce ammalato? No signora, il bambino nasce da maschio, però non riporterà il cromosoma X malato, pertanto questo bambino risponderà ai problemi e sarà sano. Oh mio Dio! Evviva!